Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una storia. In un caldo giorno d'estate nel sud della Florida, un bambino decise di andare a nuotare nella laguna dietro casa sua. Uscì dalla porta posteriore correndo e si gettò in acqua nuotando felice. Sua madre lo guardava da casa attraverso la finestra e vide con orrore quello che stava succedendo. Un grande caimano si avvicinava veloce a suo figlio. Corse subito verso di lui, gridando più forte che poteva. Sentendola, il bambino si allarmò, vide il coccodrillo e iniziò a nuotare veloce verso sua madre, ma era troppo tardi. La mamma afferrò il bambino per le braccia, proprio quando il caimano gli afferrava le gambe. La donna tirava determinata, con tutta la forza che aveva. Il coccodrillo era più forte, ma la mamma era molto determinata e il suo amore la sosteneva. Un uomo sentì le grida, si precipitò sul posto e con una pistola che aveva con sé uccise il coccodrillo. Il bambino si salvò e anche se le sue gambe erano ferite gravemente, poté di nuovo camminare. Quando uscì dal trauma, un giornalista domandò al bambino se voleva mostrargli le cicatrici sulle gambe. Il bimbo sollevò la coperta e gliele fece vedere. Poi, con grande orgoglio, si rimboccò le maniche e disse: «Ma quelle che deve vedere sono queste». Erano i segni delle unghie di sua madre che l'avevano stretto con forza. «Le ho perché mia mamma non mi ha lasciato e mi ha salvato la vita». Morale della storia. Anche noi abbiamo cicatrici di un passato doloroso. Alcune sono state causate dai nostri peccati, ma altre sono delle impronte di Dio, quando ci ha sostenuto con forza per non farci cadere fra gli artigli del male. Conseguenze dolorose dei nostri errori, rimproveri forti delle persone che ci hanno voluto bene. Ricorda, se qualche volta la tua anima ha sofferto, è anche perché Dio ti ha afferrato troppo forte, proprio perché tu non ti perdessi. Che il buon Dio ti benedica.